come sempre giù di muscoli a vita. Grazie per l'ottimo response sull'ultimo video, anche se i views non sono il massimo, a me interessa che commentate e che lasciate like, perché questo è il mio ossigeno alla fine. A me interessa che chiunque guardi il video possa aiutare loro, non importa i views, quindi voglio ringraziarvi a tutti per aver lasciato un commento e like. A quanto pare alcuni di voi gli è piaciuta la scena col drone. Rispondo subito a una domanda: dove hai preso il cappellino? Allora, cappellino è di Alphalit, io in realtà indosso tre marche soprattutto. Alphalit, che è quelli che hanno fatto il cappellino e che hanno fatto le magliette che metto molto spesso su Instagram. Poi MyProtein, che sono le magliette performance che sto indossando in questo momento. Se volete prenderne una, link in descrizione, stanno facendo un po' i sales. Vi faccio vedere qua. Ho la maglietta MyProtein rosso salmone e ce l'ho anche questa qui in blu. Come vedete, la taglia che metto è taglia M. Vediamo un po'. Taglia M, ce l'ho sia a maniche corte che in realtà anche a maniche lunghe, che queste sono veramente, c'hanno una forma pazzesca. Poi, seconda maglietta che metto, ovviamente non potevo mancare la maglietta di muscoli a vita, che alcuni di voi pensano che questa sia in realtà solamente cotone, ma è una performance shirt, 95% cotone, 5% spandex, quindi è veramente, non so se vedete, molto molto elastica. E me l'ha fatta lo stesso manufacturer di Alphalit, che invece sono tutte le canotte e le magliette che vedete su Instagram sono di Alphalit, quindi eccetera eccetera, canotte, magliette eccetera, Alphalit. Queste sono le tre brands principali che metto io. Stamattina mi sono svegliato verso le 10 e ho fatto colazione, mentre di solito faccio il digiuno intermittente. Stamattina avevo un po' fame, ho deciso di fare la colazione e mi sono fatto 35 grammi di Special K con 250 ml di latte scremato. Mi sono fatto accanto poi due kiwi e uno yogurt con 10 grammi di proteine. Per bere invece mi sono fatto un tè verde e ovviamente un bicchiere con i miei 5 grammi di creatina giornalieri, che se non prendo la mattina mi dimentico completamente. Adesso sono le 2, quindi sono passate ben 3 ore e mezza e sto per andare in palestra con mia sorella, quindi per prima cosa mi faccio un pasto pre-workout. Caffettino, come al solito, un po' di caffeina pre-workout che aiuta con la performance, e penso sia tutto, perché dato che ho mangiato stamattina non mi serve nient'altro. Vado in palestra a spaccare. Ha iniziato a fare un pochino freddo, quindi mi sono messo il maglione, comunque adesso sto camminando fino all'area tonda e il programma di oggi farò un allenamento spalle, bicipiti e gambe, che è la seconda sessione del programma gratuito che ho messo online. Se volete andarlo a scaricare lo trovate, link in descrizione ovviamente. Vediamo un po' come va, sono carico, speriamo bene. Palestra vuota, oh yeah! E bentornati ad un altro voiceover. Questa è la sessione B del nuovo programma di allenamento a giorni alterni che ho rilasciato, potete trovare il link in descrizione se lo volete scaricare. Però oggi, a parte che stavo facendo qui 30 kg su shoulder press per 6 e ho deciso di andare a farne 32.5 kg, che è abbastanza tanto e sto provando a spingermi, ma oggi nel voiceover volevo parlarvi di un'altra cosa. Ho letto un commento di una persona che mi diceva: ah, a me non piace come ti alleni in modo sbagliato. E quello che volevo dirvi è che non esiste un metodo di allenamento singolo, unico a tutti. Ovvero, che cosa vuol dire? Se conoscete in America, se sapete di Kino Body, lui ad esempio si allena solamente 3 volte a settimana con 4 esercizi a sessione, e la cosa principale che fa è prova ad aumentare il carico, ovvero tutto il suo programma si basa sul sovraccarico progressivo e si basa su solamente 4 movimenti. Adesso un bodybuilder direbbe: ah, quello non mi piace come ti alleni in questo momento, perché in realtà io faccio high reps, mi viene un pump assurdo e cresco in questo modo, quindi tu stai facendo nel modo sbagliato. E in realtà ci sono tanti diversi metodi. Che cos'è che sto provando a fare io con questo canale? È portarvi e riportarvi le cose essenziali della scienza, che per crescere bisogna sovraccaricare il muscolo, ovvero devi piano piano, col passare del tempo, progredire lo stimolo che stai sottoponendo al tuo muscolo, e lo devi fare se vuoi crescere. Quindi questa è la prima regola. Seconda regola, la frequenza. La sintesi proteica dura solamente 36 ore, non dura più di questo, quindi se tu, a meno che non prendi steroidi, se sei naturale, devi provare a aumentare la frequenza con cui colpisci ogni singolo muscolo. Puoi farlo 2 volte a settimana, puoi colpire ogni gruppo muscolare 3 volte a settimana, alcune volte 4. Se vedete il Bulgarian Squat Method, che è ciò che usano appunto per aumentare lo squat, loro colpiscono lo squat ogni singolo giorno, quindi in realtà con questo aumento di frequenza anche questo aiuta e comporta la crescita muscolare. Numero 3,
il volume, ragazzi, in tutta la ricerca scientifica che sta uscendo proprio negli ultimi mesi o anche negli ultimi anni, si vede che nettamente, se aumentate il volume, aumenta anche considerevolmente la crescita muscolare. Se vedete, Brad Schoenfeld e la sua ricerca del 2016 ha dimostrato che se tu fai 5 set per gruppo muscolare a settimana contro fare 10 set per gruppo muscolare a settimana, con 10 set la crescita muscolare è del 10% e 5% in più di quella con 5 set, ovvero il doppio, ragazzi. Quindi il volume è sicuramente un'altra variabile importantissima che voi dovete piano piano aumentare col passare del tempo, aumentare da quando diventate principianti e poi intermedi per poi diventare avanzati. Quindi quella è un'altra variabile importante. Poi ovviamente ognuno di noi deve fare un certo volume che è adatto al nostro corpo, con cui riusciamo comunque a recuperare e ad applicare il sovraccarico progressivo. E poi, ultimissima cosa, i rep ranges. Come vedete, io faccio gli allenamenti e sono spesso tra le 6 e le 12 ripetizioni. Per quale motivo? Perché in questo modo riesco a scegliere un carico che è abbastanza alto nel mio massimale, quindi sono percentuali tra il 70-80% del mio massimale, quindi mi sto allenando abbastanza vicino al cedimento muscolare e questo ancora una volta è stato dimostrato da ricerca scientifica che aumenta la crescita muscolare se vi allenate molto vicino al vostro punto di cedimento, magari vi fermate dalla 1 alle 3 ripetizioni dal cedimento muscolare e questo è necessario per stimolare i vostri muscoli a crescere. Però un quarto del mio volume è anche nei rep ranges più bassi, dall'1 al 6, che è rep range di forza in teoria, che però è stato dimostrato dalla ricerca scientifica che a parità di volume totale, allenamenti nel rep range di forza 1 a 6 oppure nel rep range di ipertrofia 8 a 12 procura la stessa crescita muscolare. È uguale, alcune volte vado oltre le 12 ripetizioni, vado a 15-20 ripetizioni. Che cosa fa? Stai stimolando due diversi tipi di fibra muscolare e sono necessarie entrambi per stimolare al massimo la crescita muscolare. Perché? Perché con le ripetizioni 15-20 stimoli i metabolites, ovvero i nutrienti al muscolo, mentre ripetizioni 1-6 stimoli la forza, però con maggiore forza arriva anche maggiore ipertrofia. Quindi non c'è un singolo programma, metodo di palestra per tutti, l'importante è capirlo e focalizzarsi sulle fondamentali che vi ho detto in questo voiceover. Appena terminato l'allenamento, ragazzi, la mia fascia ve la dice tutta, sono morto, in realtà non è andato tanto bene, quindi rispetto a quando non mangio tanto prima dell'allenamento, oggi avevo fatto colazione, comunque è andato meno bene. E poi abbiamo fatto gli addominali, abbiamo filmato un secondo video, quindi sono morto, ho fatto tipo 10 serie di addominali, sono veramente distrutto. Comunque stiamo andando in rosticceria per prendere il pasto post workout, andiamo a casa e vi faccio vedere. Ok, rosticceria chiusa per qualche motivo, anche se è giovedì, dobbiamo trovare un'alternativa. Ok, eccoci a casa, abbiamo rimediato, mentre cucino mi faccio ovviamente un flauto, un pernil iberic, quindi questo panino, una baguette, il pernil iberic e un po' di pomodoro. Quindi mentre cucino mi mangio questo e sono affamatissimo. Pasto post workout in preparazione, qua ci sono dei piselli e un bel fettone di tonno per me, e invece in forno ci stanno un po' di mi stavo per bruciare lì dal forno. Ci stanno dei garbanzos chickpeas, ci stanno dei ceci in forno e io intanto stavo qui che pulivo i piatti, perché anche gli ingegneri youtuber puliscono i piatti. E niente, stavo parlando a mia sorella come se voi non andate in palestra da un po' di tempo, poi è difficile ringranare e ritornare, però quella volta che vi spingete a tornare in palestra vi sentite così bene che è più facile poi rientrare nel ritmo. Quindi un consiglio a tutti: se da tanto che volete andare in palestra e non ci state andando, andateci domani, vedrete, vi sentirete bene e ci riandrete il giorno dopo, il giorno dopo, il giorno dopo. E voilà, super pasta post workout, una fettona di salmone, qualche cecio, un bel po' di piselli, questi sono grissini integrali, 50 grammi di hummus là e un pomodoro. Accanto c'ho un po' più di verdura, acqua e altro po' di grissini. Mamma mia! Questo è quello che succede quando abitate con una ragazza. Mia sorella cucina benissimo, fa tutta questa verdura che io in realtà, sarò super onesto, a casa non faccio tanto. Infatti mi viene sempre mangiare pomodori e lattuga perché non mi piace tanto cucinare le verdure, ci metto troppo. Però pasta post workout che sembra buonissimo. Ok,
siamo nuovamente in strada, abbiamo deciso di andare su questo Carmel de Bunkers, che è un posto molto in alto a Barcellona, dove in teoria vede tutta la vista di Barcellona. E tanti altri influencer andare sul Bunkers del Carmel, ad esempio Marcello Ascani. Quindi noi abbiamo intenzione di andare lì, facciamo uscire anche il drone, facciamo un po' di foto, vediamo un po' se è veramente così bello come dicono. E niente, però è una salitona, 50 minuti a piedi, però intanto c'è una bellissima vista da entrambi i lati. Sto scoprendo posti di Barcellona che non c'ero mai stato. Intanto andiamo a vedere se ne vale la pena oppure no. Ok, abbiamo appena fatto tutti questi scalini lunghissimi, siamo fermati un attimo qua per fare una foto, che c'era un bellissimo panorama. Dobbiamo continuare tutto lì sopra e ancora di più. Una bella fatica, però almeno facci colparci, almeno quella. Quasi arrivati su, c'è un sacco di gente, mamma mia. Sto attento a non cadere. Ragazzi, una vista incredibile. Metto su qualche foto in questo momento. Veramente stupendo. C'era un sacco di gente, ci saranno state tipo 200 persone. Non me l'aspettavo per niente, anche perché quando era andata mia sorella era andata di notte, quindi c'era la vista di Barcellona di notte, però non c'era nessuno, quindi non ci aspettavamo minimamente. Ci voglio tornare con Sammy perché voglio fare il drone. C'era troppo vento e troppa gente, e quindi non me la sentivo di far volare il drone, appunto perché ancora sto imparando, non lo controllo benissimo. Ma con Sammy ci ritorniamo. Adesso torniamo a casa. Siamo tornati a casa, vi faccio vedere l'acai bowl che in tanti mi avete richiesto su Instagram story ieri, i macro e la ricetta, quindi ecco qua. Usiamo un po' di pulp d'acai, sono 100 grammi, per 100 grammi i macro in realtà sono veramente ottimi. Sono 76 calorie, 6 grammi di grassi, 3 grammi e basta di carboidrati e 2.4 grammi di proteine, quindi questa è la polpa. Poi ci aggiungiamo una banana per 100 grammi, quindi ho due perché faccio due porzioni, e ci aggiungiamo veramente un goccio di questo latte di mandorle, 24 calorie per 100 ml, e io ci aggiungo anche uno scoop, quindi 30 grammi di Impact Whey di My Protein al cioccolato, e viene una bomba. E come topping usiamo veramente un cucchiaino di miele, qualsiasi miele volete, buonissimo, e qualsiasi cereali, magari una ventina di grammi di cereali o granola se ce l'avete. Mischiamo tutto, vi faccio vedere come esce. Così. Vai. Le buon assai. Ok, allora abbiamo fatto qui l'acai, 100 grammi di polpa di acai, con dentro abbiamo messo metà banana, e metà banana abbiamo usato per fare i topping. Ci ho aggiunto anche 20 grammi di questi cereali tipo Special K, ma ci potete aggiungere della granola, e poi un cucchiaino, come avete visto lì, di miele. Macronutrienti, per questo lo metto sullo schermo in questo momento. Ricordatevi che i topping sono completamente opzionali, potete metterne altri. E ci ho aggiunto 30 grammi delle Impact Whey Protein al cioccolato, quindi quelli 20 grammi di proteine, quindi qua dentro più o meno 25 grammi di proteine, che è veramente ottimo. Poi non ha tante calorie, potete usarlo sia a dieta che se state in mantenimento, buttateci dentro anche un po' di, che ne so, burro di arachidi, così per arricchirlo un pochino. Questo è buonissimo, proviamo un po'. Abbiamo fatto un po' un casino la ricetta fit, speriamo che la prossima vada meglio. Veramente, veramente consigliato come dessert, un'alternativa veramente ottima. Ecco la nostra prima ricetta fit. È la mattina seguente, io mi ero dimenticato di finire ieri il video, quindi eccoci qui a concluderlo. Voglio ringraziarvi un sacco se state ancora guardando il video, spero sia stata abbastanza informativa la parte del voiceover. Ho riportato della nuova ricerca scientifica che sta uscendo, farò anche dei video informativi, solamente in cui appunto discuto
la ricerca scientifica e le conclusioni, però il voiceover è un attimino un taster. Spero vi sia piaciuto anche il vlog, ci sto mettendo veramente tanto impegno e se vi piacciono questi due vlog pensiamo con Sammy di fare tutta l'estate 30 giorni di fila, però ci serve il vostro supporto, quindi dovete veramente continuare a spaccare il pulsante like, a lasciarci i commenti perché siete il nostro ossigeno. Detto questo, spero vi sia piaciuto qua il video, se non siete iscritti, ma penso che lo siate, iscrivetevi al canale, lasciateci un like, lasciatemi un commento, qualsiasi cosa, potete mandarmi un'email se volete dei programmi personalizzati. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!